C'è un disagio profondo, quel disagio va manifestato e noi chiediamo da questa piazza che questo disagio venga recepito da chi poi ha il dovere di rappresentarlo, lì nelle istituzioni, lì dove si governa, lì dove delle soluzioni è possibile trovarle. E noi crediamo che in questa vertenza, nell'avvertenza Nardelli, queste soluzioni possono ancora essere trovate. L'abbiamo detto, è stato un minimo comune denominatore degli interventi che si sono susseguiti, confronto. Ebbene, continuiamo a ribadirlo, noi il confronto l'abbiamo cercato dal primo giorno. Chi questo confronto non l'ha voluto è un sistema di impresa che in questo momento si è rivelato sordo. Non chiedevamo assistenza, non vogliamo assistenza, noi vogliamo fare quello che sappiamo fare meglio, lavorare. Noi vogliamo provare a costruire una città migliore anche per chi viene dopo di noi e abbiamo voglia di fare sistema, perché lo sappiamo che il problema non è un problema di uno di noi, è un problema di tutti. La testimonianza del lavoratore della Miroglio, ma la rappresentazione qui di tante altre aziende di questo territorio che continuano, che hanno silenziosamente perso il loro posto di lavoro, che non si sono ritrovati in piazza ma che hanno continuato a partecipare anche alle nostre manifestazioni per continuare a non mollare rispetto alla necessità di costruirsi una prospettiva. Abbiamo bisogno di questo, di questa giornata. Che cosa vogliamo consolidare? Vogliamo consolidare il fatto che è reso pubblico un impegno, l'impegno di ciascuno di noi a partire dai lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali, ma il mondo della politica, di fare di questa rappresentazione, che è la rappresentazione di un dramma, una bandiera che possa portare una nuova prospettiva. Abbiamo bisogno di questo, per questo diciamo viva il lavoro, viva il primo maggio, viva i lavoratori dell'ITL.